Buongiorno a tutti. Oggi non abbiamo nessuna frase, ma solo una parola che riempie un intero vocabolario. Mi hanno anche rubato lo sgabello, quindi mi siedo, facciamo come i maestri yoga e così mi vedete anche in faccia oggi. E dunque, una sola parola che dicevo riempie, potrebbe riempire anche diverse pagine del vocabolario perché ha tante accezioni diverse, ancora più che in italiano. Corrisponde ovviamente al verbo venire. Nir, io ho scritto qua una V cancellata, questa è una delle irregolarità ancora maggiori rispetto all'italiano, cioè la caduta della V davanti, quindi funziona un po' come il verbo andare che diventa andare, vado, c'è cioè la terza prima persona nell'indicativo ci sono delle variazioni abbastanza considerevoli. E la variazione comunque è la caduta della V in sillaba atona, cioè di fatto come la partenza dall'antico era simile a quella dell'italiano, anzi qua probabilmente c'era una E che è diventata poi una schwa, quindi venire, venire, che poi è caduta da venire con la perdita della desinenza. Finale si è passati da avenir e poi essendo un verbo molto utilizzato per la solita regola del minimo sforzo si è fatto cadere la V davanti e quindi si dice nir e anche nelle forme veniamo, venite, gnam, gni e tutte le altre alterazioni che fanno il futuro, agnirò, agnirè, agnirà oppure il passato, agniva, agniv. Quando c'è questa V davanti, che in passato era vniv, vnirò, così, adesso è caduta completamente. Rivela però di esserci stata nelle forme all'indicativo, quando dopo la V c'è una vocale tonica, quindi aven, io vengo, poi atvin, alvin. L'altra irregolarità, che la sentite che l'ho appena detta, è il fatto che questa gn, dialetta che è in dialettale, in italiano è venire una semplice n. In dialetto è una n solo in tre casi, quindi questa n diventa una n come in italiano solo in tre per casi del verbo indicativo, tre persone. La seconda persona, tetvin, quindi sarebbe atvin. Questa la metto sempre tra parentesi, che è la classica vocale eufonica di appoggio, che si potrebbe anche non pronunciare, tvin, però se devo dire sabato vieni, sabet tvin, sabet, non riesco a dirle, quindi è un aiuto. Poi, terza persona singolare, maschile, femminile, neutro, vin, alvin, lavin, avin, avina piover, viene a piovere, non è né maschio né femmina, quindi la forma neutra, oppure tutte le presentative, tutte così, avin. E la stessa cosa al plurale, avin. Al plurale in realtà il neutro si usa molto di più, di fatto il maschile è usato ivinen, lo usano ancora a Salvaterra, Casalgrande, tutti i posti verso la parte modenese, a Reggio anche al maschile si sente sempre dire vinen, come forma neutra. Il vine si sente ancora, ma sempre un po' meno, sta un po' monopolizzando tutta la forma neutra, più che altro forse per non confondere con li vengono a prendere, cioè quando c'è una doppia potrebbe essere scambiata per qualcos'altro, dare dei fraintendimenti. Comunque non è questo l'argomento di oggi, quindi era solo per evidenziare che ci sono questi tre casi e l'imperativo, vin, vinché. Finché va là, vin all'imperativo è sempre con la N. Tutti gli altri casi hanno anche la gne, quindi solo l'indicativo queste tre persone. Anche il congiuntivo, calvagna, calvagna da inter. Voi mia cavagna le, che vagnen, voi mia cavagna che vengano. La gne rimane ovunque, ci sono solo questi tre casi, quindi. Queste sono le irregolarità più grandi. Poi ci sono ovviamente le irregolarità che sono anche in italiano.
quella più ovvia è che è un verbo in ir, ma anche in italiano si coniuga come se fosse in ere, cioè non si dice io venisco, tu venisci, lui venisce, ma è come, a parte che è irregolare, però anche il participio passato, per esempio, è venuto e non è venito, e anche in dialetto legnu. E quindi si coniuga come se fosse un verbo in eir, anche se in realtà, anche se l'infinito è in ir. Queste sono le irregolarità. Vediamo invece adesso, parliamo del significato, che è più ampio rispetto all'italiano. Cioè abbiamo, ovviamente il primo significato è identico all'italiano, cioè il moto di avvicinamento, da lontano vieni verso di me, quindi atvinché. In dialetto è molto più usato perché ci sono dei secondi significati associati. Non parlo dell'allusione sessuale, che non so, cioè probabilmente c'è. Io in questo campo sono abbastanza ignorante invece rispetto in dialetto, perché è il problema di aver saltato una generazione di continuità dialettale. Io sto cercando, cioè con quello che sto facendo lo faccio perché è una lingua che si rischia di perdere, e per il fatto che si è smesso di parlarla ai bambini, a me da bambino non l'hanno parlata direttamente, io l'ho sentita parlata dai nonni tra loro e qualche volta dai genitori tra loro, che già iniziavano a smettere a seconda dei contesti, e lo parlavano abbastanza ancora. Però ovviamente sentivo parlare di cose che potevano essere dette di fronte ai bambini, quindi tutto questo gergo. Io adesso prendo il vocabolario Ferrari Serra, che fortunatamente è un vocabolario molto completo e non ha avuto dei tabù, moralismi, cose. Si trova proprio di tutto, anche il gergo più volgare, quello che non c'era sullo Zingarelli che avevo alle elementari e che andavo a cercare quando ero bambino. Però io trovo delle cose che probabilmente i miei nonni dicevano, ma io non ho mai sentito, quindi ci sono anche questo gergo, quelle allusioni sessuali, quelle cose lì, io non so niente. Però, a parte questo, che tra l'altro è anche così in inglese, quindi potrebbe essere benissimo in dialetto, c'è anche il verbo nir usato come costare. Questo sì, questo è Savine col bagaile. Savini, Sedron, cosa vengono i cetrioli? È il modo che usiamo per dire quanto costano. Si dice anche sacostni, si può dire, il verbo costare esiste, però si usa sempre sa cosa costa, cosa vengono, cosa costano. Questo è un modo, un piccolo trucchetto per scoprire se uno ha dialetto dentro di sé, cioè si fa tradurre quanto costa questo, se non si dice mai quanto. Cioè, è una cosa che sentiamo proprio molto, molto sbagliata. Quindi, chi lo ha sentito da piccolo, anche persino le persone che magari non lo parlano più, però ce l'hanno in mente quello che usavano i nonni, lo sentono molto, dicono: no, questo non può esserci. Cioè, se uno dice quant costa, è proprio molto, è molto italianizzato. Quindi, nir è usato per costare qualcosa, oppure essere quanto ti spetta. In questo caso, satvin, in italiano usiamo spesso quanto ti devo, cioè dal punto di vista di chi deve pagare, mentre in dialetto è molto usato anche il punto di vista di chi deve ricevere. Han vin ancora 2 euro, mi spettano ancora 2 euro. È usato in questo senso. Poi ci sono anche tanti altri piccoli, probabilmente qualcuno me lo dimenticherò perché è usato per tante cose che in italiano. Dopo l'Agvin un campo da balon, ci viene un campo da calcio, ci sarà, ci verrà fatto. Ci sono. Tira Calvin, dai, dai, tira Calvin, quando una cosa si incastra, che viene, cede. Ci sono tanti, tanti modi in più. Che quando, se li traduciamo letteralmente, ci rendiamo conto che in italiano dobbiamo trovare un altro modo per dirli, perché non vanno sempre bene, traduce tante altre cose. Poi, a parte queste particolarità di secondi significati, è usato un altro significato importante è venire, nel senso di diventare, oppure
In italiano si trovano anche dei verbi specifici, cioè diventare vecchio, invecchiare, diventare magro, dimagrire. In dialetto invece si può anche dire le new vecchie, le new meager, perché tra l'altro la perdita di una sillaba in tutte le parole, quindi sia nel verbo che poi nell'aggettivo che dico dopo, spesso rende comunque veloce la comunicazione, è più veloce dire due parole in dialetto che una sola in italiano. Nirmegar, dimagrire, cioè secondo le sillabe non so cos'è. È utile, le new health, è cresciuto in altezza, non c'è un verbo in alzarsi, c'è dimagrire, comunque il corrispondente di dimagrire, nel senso di crescere in altezza, non c'è, devi dire crescere in altezza anche in italiano. Invece in dialetto puoi dire, il vin più è che so peder, agmagna la torta in co, diventa più alto, questo è un modo di dire, si mangia la torta in testa. Quando il figlio supera i genitori in altezza, lo new brot si è diventato brutto, cioè si è abbruttito, cioè, è molto usato anche per tutti. L'anvin più pulita, la maglia che hai sporcato, adesso l'anvin più pulita. È usato tanto in questi anche come comparativo anche. Al vin più bel che suo fratello, diventa più bello, cioè sarà più bello di suo fratello. Dimenticavo una cosa, mia moglie quando è venuta qua, mia moglie di Milano, una cosa che l'ha colpita è usare il verbo venire anche come sinonimo di crescere bene con i bambini, lo dicono anche in italiano, però trasponendo ovviamente il dialetto. Hai visto il bimbo come gli viene bene? Sa vin bene, nel senso di cresce bene, cresce forte, questa è una cosa, un'altra particolarità. Ultima cosa, i verbi frasali. I verbi frasali che sono molto frequenti col verbo venire, anche perché in dialetto non esistono i corrispondenti di salire, scendere, entrare e uscire. Quindi per noi è andare, andare, oppure nir, nir so, nir so. Nier denter, nier fora, venire su, quindi salire, venire giù, scendere, però anche scendere può anche essere anderso, oppure salire può anche essere anderso. Apparentemente sembra più povero il nostro linguaggio perché dice, voi non avete il termine che esprima, dovete usare questa perifrasi o due parole per dirne una. Però in realtà non sono molto più precise le parole che diciamo noi, cioè anche se dico sali in macchina, munta so in macchina, cioè non posso dire vin so in macchina, cioè non è azzeccato, e quindi devo dire c'è la differenza tra salire, se io sono giù e tu sei su, dico va so, però se io sono su e tu sei giù, dico vin so, e la stessa cosa con denter, fora, so. Quindi una cosa più precisa, cioè noi lo usiamo anche molto in italiano, qua a Reggio, nel nostro italiano regionale, non usiamo tanto scendere, salire, entrare, uscire, e spesso usiamo vieni dentro, vai fuori, vieni dentro, e questo non è perché siamo ignoranti e non sappiamo che c'è anche il verbo entra. È che nella nostra mente, cioè non lo sentiamo sufficientemente adeguato, cioè non esprime proprio alla perfezione quello che noi percepiamo. Quindi questo. E, oltre poi sono sempre le stesse particelle che si usano quando si fanno i verbi frasali, quindi che danno idea di distanza, di su, giù, e dentro, fuori, e distaccamento, nier via vuol dire staccarsi, mia via. Oppure mi viene nel senso di cancellarsi, l'anvin più via, l'abbiamo detto prima, la maglia l'anvin più pulita, la maccia l'anvin più via, l'anvin più via non si cancella. Oppure miradrei è seguire, vimadrei dai, cioè seguimi. E ci sono tutti questi modi per fare i verbi frasali, per cui è di fatto molto più utilizzato rispetto all'italiano. Invece c'è un altro utilizzo che però rispetto all'italiano lo è meno, nel fare il passivo, cioè viene fatto, anche in italiano si può dire è fatto o viene fatto, e questa cosa è stata detta,
viene detto, è molto. C'è la possibilità di usarlo. In dialetto suona molto tradotto, devo dire che si può fare. Però tra i tre modi che si possono usare per fare questa costruzione è quello meno usato. Cioè, se per esempio se devo dire la falce emissoria, che sarebbe quella per mietere, quella della bandiera rossa. La usavano per tagliare il grano, la falce per tagliare l'erba, che hanno due nomi diversi in dialetto, la usavano per tagliare l'erba. Questa è una frase. L'amsora e la drueven per tagliare il furmente, attenzione che al grano è il chicco, un grano furmente, quindi si dice il furmente, il frumento, e la fara alla drueven per tagliare l'erba. Quindi la usavano, non era usato, oppure l'era drueda per tagliare la strueva anche, l'amsora la strueva per tagliare il furmente, la ferra la strueva per tagliare l'erba. Un po' meno utilizzato, l'amsora l'era drueda per tagliare il furmente, l'amsora l'era drueda per tagliare, la ferra l'era drueda per tagliare l'erba. E all'ultimo posto, che si può dire comunque, non è, suona molto tradotto. L'amsora, la gniva drueda per tagliare il furmente, la ferra, la gniva drueda per tagliare l'erba. Io quando sento queste cose qua, soprattutto quando le leggo, quando si leggono, a me dà sempre l'impressione di una cosa tradotta dall'italiano, dove c'è il verbo venire italiano tradotto. Quindi è un quinto utilizzo, però non amplia tanto l'uso, che comunque è già molto ampio. Quindi è un verbo molto importante, anche se è difficile perché ha più irregolarità dell'italiano, però una volta per chi non lo sa è da imparare a memoria, però permette una comunicazione molto ampia, perché con un solo verbo appunto si può parlare di tante cose, come abbiamo visto, non solo in senso letterale, ma il verbo costare, aspettare e tutti i vari diventare, quindi crescere, ingrassare, dimagrire, innalzarsi, abbassarsi. E tutte queste cose qua, è un verbo molto importante che, cioè, se uno vuole recuperare, è bene che se lo studi e che impari a usarlo. Vi saluto e alla prossima volta. Vediamo se riesco a spegnere senza fare dei danni.